Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Per l'appunto questo video oggi è dedicato a una ragazza che si chiama Alice o Alice, non lo so perché l'ho solo letto, non l'ho mai sentito pronunciare, quindi intanto ti saluto, ciao e ti ringrazio per tutti i complimenti che mi fai e per le critiche costruttive soprattutto. E questa ragazza mi ha chiesto com'era il 2DS e quali erano le principali differenze tra il 3DS e il 2DS. Benissimo, io non sapevo ancora darle con certezza delle risposte perché il 2DS lo avevo veramente da poco, ci avevo giocato solo 4 ore. Invece adesso mi sento pronto a fare un video di differenze e non solo, vi farò vedere tante altre cose, un'evoluzione delle console Nintendo, che ovviamente ho in casa e quindi posso farlo, e vi elencherò soprattutto le principali differenze che ci sono tra il 3DS e il 2DS. Quindi spostiamoci. Eccoci qua ragazzi, finalmente siamo arrivati alla postazione e vi presento subito la mia collezione, anche se non completa perché manca qualcosa, che ho prestato ovviamente, di console della casa Nintendo, ovviamente le portatili. Abbiamo qui il Game Boy, a seguire il Game Boy Pocket, Color, Advance, Advance SP, Nintendo DS, Nintendo 3DS e Nintendo 2DS. Partiamo dal principio. Avevamo un tastierino semplice, una croce direzionale, due tasti d'azione, Start e Select, con schermo, diciamo, bianco e nero, anche se in realtà era verde e nero. A seguire il piccoletto, la versione identica, stesso tastierino, con schermo questa volta, sì, diciamo, bianco e nero, con possibilità di regolare il contrasto come il precedente. A seguire abbiamo il Game Boy Color. Game Boy Color tanto simpatico, finalmente a colori, dove giocavamo a Pokémon Argento e Oro e Cristallo, fantastico. Stessi tastierini ovviamente, due pulsanti d'azione, Start, Select e croce direzionale. Per poi seguire al Game Boy Advance, un'ergonomia particolare finalmente per giocare. Questa volta passiamo a quattro tasti d'azione, cioè A, B, R e L. Anche questo a colori ovviamente, ma senza retroilluminazione ancora. Per poi seguire il suo piccolino portatile, finalmente una console richiudibile, il Game Boy Advance SP, con sempre quattro tasti di azione, ci sono sempre L e R dietro, questa volta con retroluminosità, possibilità di attivarla o disattivarla dal tastino. E passiamo anche alle batterie al litio, finalmente. Sia nel Game Boy Advance che nel Color servivano due batterie stilo, nel Pocket servivano due mini stilo, nel Game Boy servivano quattro stilo. A seguire, dopo il Game Boy Advance SP, abbiamo il Nintendo DS, con ben sei tasti di azione, cioè A, B, X, Y, L, R, più una croce direzionale, due schermi, touchscreen e non touch, ed è arrivato proprio con questa console la novità del touch su una console portatile. A seguire ci sono tutte le versioni XL con la fotocamera e tutto il resto. Infatti la versione successiva sarà il Nintendo DSi, che avrà appunto una telecamera frontale e non mi ricordo se ce l'ha esterna. A seguire abbiamo il 3DS, dopo le varie console Nintendo DS, con sempre 6 tasti d'azione, una croce direzionale e un pad, ragazzi, un pad analogico, con due telecamere esterne per fare il 3D e una interna per fare fotografie semplici, normali. Dopo la versione XL del 3DS è uscito il 2DS, ed è proprio di queste ultime due console che parleremo adesso. Mi sono dimenticato di dire che nel 3DS c'è la possibilità di attivare il 3D, per questo si chiama proprio 3DS, e sono usciti ovviamente le nuove cartucce per questa nuova console. Nel 2DS invece è stata abolita la possibilità di attivare il 3D, ma le cartucce di gioco sono praticamente identiche. Togliamo tutto e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, eccoci qui con le due console, le console che oggi metteremo a paragone. Da subito notiamo che i tasti sono spostati, cioè invece di essere sullo schermo inferiore stanno vicino allo schermo superiore sul 2DS, e invece sul 3DS ovviamente sono sotto dove c'è il touchscreen. Stessa cosa per i tasti per l'analogico e la croce direzionale. Abbiamo intanto come principale differenza visibile due casse stereo per il 3DS e una cassa mono unica nel 2DS. E le telecamere frontali sono praticamente identiche e quelle esterne anche. Abbiamo non più i tasti Start e Select in basso, nel 2DS ce li abbiamo laterali e a destra, nel 3DS stavano tutti e tre sotto. Unico e singolo tasto del 2DS, il tasto Home, che è rimasto nella stessa posizione di prima.
Il tasto power è anche nella stessa posizione e nel 2DS troviamo uno switch per mettere i slip, in maniera che si faceva sul 3DS semplicemente chiudendo la console. E partendo proprio da questo presupposto, l'unico difetto che io ho riscontrato sul 2DS per l'appunto è la portabilità, cioè non si può chiudere, quindi è enorme, è grande. Pregio per i bambini che spesso e volentieri rompono i ganci della cerniera, diciamo, del 3DS, perché qui è impossibile romperli. Però c'è anche da dire che gli schermi sono sempre in giro, cioè liberi, e quindi è più facile romperli. Per questo si deve comprare l'apposita sacca del 2DS, che dico, me lo sono portato un pochino in giro ed è abbastanza comoda da portare in una borsa e abbastanza resistente. Accendiamoli, così facciamo un pochino di confronti. Cosa che ho notato anche io subito è che il 2DS è stato più veloce, sempre. Non è mai capitato che fosse più lento. E come potete osservare, il software è identico, spiccicato, uguale, non cambia niente. Cioè, se avremo anche un'applicazione sul 2DS, e una qualsiasi applicazione, avremo il parco qua, la piazza Mi. Ecco qua. Nintendo 3DS in tutti e due i posti, cioè non cambia niente assolutamente. Sempre il 2DS leggermente più veloce. E vabbè, preparazione in corso, non spegnere la console. Ok, e quindi il software è identico, non cambia assolutamente niente. Qualsiasi cosa si faccia sul 3DS si può fare anche sul 2DS. Ritorniamo sulla home. Per l'appunto, l'unica differenza che c'è a questo punto è il 3D, che si può inserire o disinserire nel 3DS. Nel 2DS non c'è assolutamente questa opportunità. E lo switch dei wireless non c'è nel 2DS, sono sempre attivi, e può essere un bene come un male. I giochi li ho provati entrambi, ovviamente ho provato molto, cioè ho provato solo X, Pokémon X sul 2DS, e onestamente mi sono trovato benissimo a giocarci su questa console, non ho avuto nessun tipo di problema. Non ho risentito, la console è leggerissima e non dà fastidio dove sono posizionati i tasti, cosa che credevo invece difficoltosa da usare, ma invece no. Vi posso dire che le principali differenze che ci stanno sono, vabbè, che quando comprate nella confezione vi danno la memory card per il 3DS da 2 GB e per il 2DS da 4 GB. E vi posso dire che la batteria, quella del 2DS, è superiore. È superiore, sì, un'oretta in più sarà all'incirca, sì. Ma dura un'oretta in più, voglio dire. Questo dura 3 ore e lui ne dura 4 in gioco, ovviamente. In giochi 3D. Nei giochi 2D, invece, il 2DS dalle 5 alle 9 ore, invece il 3DS dalle 5 alle 8. Quindi supera sempre di un'oretta all'incirca il 3DS. Il peso, il 3DS è più leggero, 235 grammi contro i 260 del 2DS. Cosa dirvi di queste due console? Sono due bei giocattolini, si fanno manovrare, un bel software interno, e non ho mai avuto problemi con nessuno dei due, anzi mi sono trovato sempre benissimo, mai una volta che hanno crashato o che abbiano fatto cose del genere. Conclusioni. Il 2DS io lo consiglio a chi non ha un 3DS e gioca prevalentemente in casa, perché se ve lo portate in giro spesso e volentieri, io vi consiglio un 3DS o un 3DS XL, che nonostante sia molto grande, quando si chiude è più portatile del 2DS. Però voglio dire, se voi camminate con un borsello o qualcosa, siete già abituati a tutto questo, compratevi un 2DS, che sicuramente adesso troverete delle offerte eccezionali. Io l'ho trovato a 100 euro, quindi l'ho comprato al volo, anche per testarlo, perché mi piace provare le console su mano mia. Il 3D del 3DS non l'ho mai utilizzato, quindi non me ne è mai fregato niente. Quindi per questo il 2DS è straconsigliato. Ripeto, il software è identico, non cambia niente, il 2DS è leggermente più veloce. Quindi se
vi manca questa console, volete provare questi giochi, io vi consiglio assolutamente di comprare il 2DS perché a basso prezzo si trova con delle offerte con tutto il gioco. Quindi con questo vi saluto, vi spengo le console e ragazzi, bye!